Ave discepoli e bentornati per una nuova videorecensione. Oggi siamo qui per parlare di un libro che ha dietro una storia un po' particolare e che tocca un argomento famoso, tristemente famoso. Un libro che solitamente non c'è in questo canale. O meglio, gli argomenti trattati in questo canale sono altri solitamente, però oggi volevo affrontarlo. Volevo provarci, quantomeno. L'argomento è quello della Shoah, un argomento triste. Tutti noi sappiamo cos'è la Shoah. L'ONU ha stabilito nel 2005 che il 27 gennaio di ogni anno fosse ricordato il giorno della memoria, proprio perché in quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz, manifestando al mondo quello che era la Shoah. E non a caso uso il termine Shoah al posto di Olocausto, ma lasciamolo stare per ora, è un altro argomento. Bene, oggi volevo parlare con voi di questo libro, Alla vita di Samuel Gaetano Artale. Un libro particolare che ha una storia particolare dietro e non so neanche dirvi, ve lo confesso, se quello che vi racconterò oggi sia tutta la verità. Ecco, l'autore è un ultra-ottantenne che da più di 15 anni gira per le scuole della Lombardia, del Veneto, anche della Toscana, a raccontare la sua esperienza di deportato. In questo libro, Artale racconta di come lui, nato in Germania dalla famiglia ebreo-prussiana, sia stato deportato. Il problema è che dietro questa storia, dietro questi 15 anni di racconti nelle scuole, c'è un mistero. In realtà, fin dalle prime pagine lui lo dice: sono ormai vecchio, quindi alcuni fatti potrebbero non essere così precisi perché la memoria potrebbe vacillare. Il problema è che già a partire dal 2016 qualcuno ha iniziato a sospettare che ci sia del falso. E nel 2018 è stato lo stesso Artale a ritrovarsi nella casetta della posta un plico contenente dei fogli che in qualche modo andavano a smascherarlo. Beh, ma qual è il problema? Lui dice di essere nato a Rostock, di essere originario di questa città e di essere poi stato deportato ad Auschwitz. Il problema è che poi, se andiamo a guardare i suoi documenti, risulta essere nato il 22 marzo 1937 in provincia di Cosenza, a più o meno un'ottantina di chilometri dal campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. Se non fosse che all'epoca questo campo non è stato ancora costruito e, per quel che ci risulta, all'epoca non c'erano comunità ebraiche in quel periodo. Io lo chiamo sempre Artale, in realtà il cognome completo è Artale von Belskoi Levi, che è uno dei nomi ebraici più importanti. Per cui stiamo parlando di una persona che proviene da una famiglia significativa della cultura ebraica. Quindi, nato a Cosenza oppure no? Lui in realtà ci dice che i suoi documenti originali sono andati distrutti con l'internamento nel campo di concentramento di Auschwitz, e quindi questi sono fatti in seguito. Plausibile. Il problema è che anche varie comunità ebraiche poi hanno cercato informazioni, ad esempio negli archivi di Rostock non c'è traccia della sua famiglia. E soprattutto tutti gli ebrei di quella città sono stati deportati 2 anni prima rispetto ai tempi raccontati qua. Allo stesso modo, ad Auschwitz non lavoravano i bambini come lui sosteneva. Quindi, dove sta la verità? Ecco, non lo so. Non voglio in realtà parlarvi della verità che ho trovato io. Anzi, io ho fatto qualche ricerca online e le informazioni che vi sto riportando sono quelle che ho trovato. E più siti, più fonti mi dicono la stessa cosa. Ma quindi, dove sta il problema? È vero? È falso? Partiamo dal fatto che oggi, prima di fare questo video, ho cercato, e ad esempio sia su Amazon che su altri siti di vendita di libri online, questo libro
Non c'è, è fuori commercio. Esaurito, non si sa quando ritorna. Io l'ho letto, l'ho trovato perché la nostra scuola, come tante altre scuole, ne aveva acquistati un po', probabilmente per inserirli nei vari percorsi legati al giorno della memoria. E è stato un nostro studente che, cercando informazioni, ci ha comunicato quello che vi ho appena detto, che si tratta, così sbandirano siti e giornali, o di un impostore. La storia poi è in continuo divenire. Adesso, nelle ultime informazioni che ho trovato, Artale si è chiuso, titolo senza stampa, non vuole più parlare, non vuole più rispondere a domande. E le stesse comunità ebraiche, in qualche modo, stanno prendendo le distanze e vogliono vederci chiaro. In effetti ha senso vederci chiaro, perché qua c'è un problema. Il mondo, negli ultimi decenni, si sta riempendo di persone che vanno a cancellare, a fare revisionismo storico sulla Shoah. E un personaggio che racconta il falso o che sfrutta un avvenimento tragico per ottenere un vantaggio personale, economico, fama, ecco, non fa altro in realtà che intensificare questo movimento di tutte queste persone che vogliono negare quello che è successo, dire che è tutta un'invenzione. Come ho detto prima, io non voglio prendermi una posizione, non voglio schierarmi da una parte all'altra, non voglio dire è vero o è falso, ha ragione o sta mentendo. Semplicemente voglio riflettere su come a volte gli argomenti più difficili possono essere anche pericolosi da toccare. Io l'ho letto questo. Se non mi avessero detto è un'esperienza di vita, l'avrei anche solo apprezzato come romanzo storico, perché comunque un romanzo storico permette libertà maggiori, permette di giocare su alcuni avvenimenti, e nessuno va a fare le pulci su una data o un luogo, eppure permette di comunicare. Nel momento in cui me lo spacciano come storia vera, testimonianza di una persona che ha subito davvero questi tremendi fatti, diventa un po' più difficile digerire cose non vere. E ripeto, non lo so, non lo sappiamo quanto c'è di vero o di falso in tutto questo, e spero che un giorno la verità salti fuori. Per il resto vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!